Buongiorno da Maria Luisa Barbarullo nello spazio social di Men's Life, nella rubrica Incontri con le federazioni sportive nazionali. È con estremo piacere che do il benvenuto al direttore di Rai Sport, Alessandra De Stefano. Buongiorno Alessandra, buongiorno e grazie del tempo che ci dedicherai oggi. Ringraziamo Alessandra, buongiorno Alessandra. Buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli Allora, amici che stanno seguendo. un saluto a tutti gli amici di Men's Life, benvenuti nel nostro spazio social dedicato appunto alle federazioni sportive e agli incontri che stanno coinvolgendo le federazioni, che chiaramente sono coinvolte da Men's Life per dedicargli quegli spazi e quella visibilità che purtroppo non sempre gli viene conosciuta dai media generalisti e tradizionali. Quindi questo è il punto di partenza. Abbiamo incontrato il taekwondo, abbiamo incontrato il canottaggio, quindi abbiamo approfondito queste due federazioni. Adesso, prima di addentrarci nella scherma, facciamo questo blitz con col direttore di Rai Sport che ci ha concesso gentilmente un po' del suo tempo e chiaramente condivide questi valori che noi stiamo portando avanti proprio perché noi vogliamo appunto con questo progetto divulgare e approfondire anche tutte le diverse realtà sportive che gravitano nel nostro paese. Quindi, facendo questa premessa doverosa sul perché siamo qua, perché siamo partiti con questo progetto con le federazioni, aspettando Parigi, partiamo però da un'esperienza recente legata al Giro d'Italia, dal tuo Giro d'Italia, Alessandra, che quest'anno ti ha visto orfana, cioè ci ha visti orfani di una madrina, chiaramente sul processo alla tappa, però degnamente sostituita da Alessandro Fabretti, che è un professionista eccezionale. Però tu l'hai visto per il primo anno come direttore di Rai Sport, quindi il Giro d'Italia è un cavallo di battaglia della Rai, senza ombra di dubbio. Che esperienza è stata per te come direttore? È stato un successo secondo te questo giro? Molto, è stato un successo. Tra l'altro, il giro era un giro difficile da raccontare perché non c'erano grandi stelle. Non me ne voglia Jay Hindley, però sai, avere un giro quando c'è Ganna o avere un giro quando è il campione del mondo è sempre diverso da raccontare. Però è stata una sfida che è stata raccolta proprio perché c'è stata poca corsa, tra virgolette, se pensiamo insomma, che è stato vinto in 200 metri. Ormai il nuovo ciclismo è questo, no? Cioè tenere, 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 poi negli ultimi 300-400 metri e negli ultimi giorni dei grandi giri si vincono le corse. Ma è stata una sfida soprattutto che io ho visto, ma che ho pensato prima. Cioè l'idea è nata dal fatto che mi piaceva. Insomma, in questi anni ho capito una cosa, che il pubblico del ciclismo è eterogeneo e ci sono tanti pubblici davanti alla televisione. C'è il pubblico che ama la corsa, c'è il pubblico che vuole conoscere le curiosità del gruppo, c'è il pubblico che vuole conoscere i luoghi, c'è il pubblico che vuole stare dentro la corsa, dentro la pancia della corsa. Quindi ne abbiamo parlato con Francesco Pancani, che è stato bravissimo, perché bisogna accettare poi di fare quello che si chiama il passapiatti, cioè dare la possibilità agli altri di raccontare, per cui avevamo già da Borgato, che era molto inserita nel gruppo. Conosceva tutte le storie del gruppo, conosceva tutte le i vari profili personali dei ragazzi. E avevamo Fabio Genovesi che raccontava le meraviglie, avevamo chiaramente Alessandro Petacchi che tatticamente e tecnicamente è uno dei più bravi in assoluto commentatori tecnici, anche perché insomma per il corridore che è stato, insomma non servono le vittorie per spiegare chi è Petacchi. Poi avevamo proprio un collega nella pancia del gruppo che era Stefano Rizzato in moto, quindi è stato un racconto corale. Che secondo me è piaciuto, è stata un'esperienza nuova perché coordinare cinque voci, quattro, cinque voci non era facile, però Francesco l'ha capita e secondo me ha fatto il miglior Giro d'Italia che potesse mai fare. Insomma, poi gli auguro di poter riuscire a fare un giro dove ci sarà tanto ciclismo italiano da raccontare. C'è stato però, perché qualche acuto dei giovani c'è stato e devo dire che mi è piaciuta come esperimento mi è piaciuto molto. Aggiungo anche Stefano Garzelli, giusto per un discorso di Certo, Stefano, professionista. non l'ho aggiunto perché non ho Non parlato lo del aggiungi processo. nemmeno. No, non l'ho aggiunto perché non ho parlato del processo. Alessandro ha ereditato il palco del processo, non era un palco facile perché è un palco dove ci sono stata io per 11 anni, dove ho fatto un certo tipo di processo, quindi per lui arrivare dopo non deve essere stato facile. Però insomma avevamo puntato su Garzelli e poi avevamo per la prima volta puntato sulle campionesse, sulle tante campionesse che hanno vinto così tanto le donne, quindi ci piaceva l'idea che fossero le donne a parlare a parlare del gruppo ed è stato un bel esperimento anche quello. Anche se faccio un piccolo flash, quell'acuto nell'ultima tappa in cui sei arrivata con Cipollini che era scatenato, Sì, è stato molto bello perché poi a tutto questo bel racconto corale che tu hai fatto è mancata forse un po' di ciccia, no? E quindi questa ciccia poi chiaramente ci apre altri dibattiti sul ciclismo odierno che chiaramente non è il caso di fare adesso, però ma sai, poi manca qualcosa. ognuno lascia il suo segno nelle trasmissioni, no? Chiaramente non è mai facile arrivare dopo qualcuno che ha una trasmissione che se l'è cucita addosso negli anni, quindi di conseguenza Alessandro non era facile il suo ruolo, lui l'ha fatto con la sua esperienza e con il suo garbo. Ognuno poi deve essere
secondo me deve seguire la sua cifra stilistica. Lui non deve essere me, io non devo essere lui, ognuno di noi deve fare il suo tipo di racconto. Poi il pubblico credo che abbia apprezzato comunque, eh? Il pubblico ha apprezzato comunque. Comunque, dati, ascolti e anche... Sì, anche molto, molto buoni. Molto, molto, molto buoni. Quindi esperienza vincente, la prima da direttore. Direi allora, questi primi sei mesi, Alessandra, no? Sei arrivata a novembre, se non sbaglio. Allora, hai trovato una situazione che già conoscevi da vice direttore, quindi eri già dentro la redazione sportiva della RAI. In che cosa si sta concretizzando la tua azione? Da quali punti sei partita col tuo mandato? Questi primi mesi. Ma sai, prima di tutto c'è da fare una premessa: cambiare non è mai facile, cioè quando si cambia si rompono degli equilibri, e rompere gli equilibri, io sono al Rai Sport da 30 anni, più di 30 anni, quindi conosco tutti quelli che sono arrivati dopo di me, prima di me ne c'erano veramente pochi, e quindi conosco tutti i meccanismi, conosco anche se vuoi le abitudini, conosco le consuetudini, conosco le qualità, le potenzialità. Lo sport non è mai stato facile da gestire, perché comunque lo sport è molto vario, molto faticoso, ha un impegno 365 giorni l'anno, perché non si ferma mai, quando si ferma una disciplina ne inizia un'altra. E io quello che ho fatto da telespettatore, perché sono molto attenta a quello che è l'offerta televisiva, ho voluto cambiare il format della nazionale. La nazionale abbiamo portato la realtà aumentata, abbiamo i giocatori in primo piano, abbiamo i giocatori che si presentano in ciabatte, anche quello è bello, abbiamo la possibilità di vederli, di ascoltarli, di vederli finalmente in uno studio dove loro poi si sentono a loro agio, perché vanno lì, parlano, si raccontano, e questa è una cosa molto bella. Quindi è cambiata la nazionale, è cambiato il Giro d'Italia, cambieranno le rubriche, cambierà la Domenica Sportiva, cambierà il 90° minuto, insomma, tentare di cambiare è molto faticoso, però insomma, ci stiamo provando. Giusto, con un po' di svecchiamento, un po' di bilanciamento tra quote rosa e quote maschili. Ma io ti devo dire la verità, io detesto le quote rosa, perché io sono per le quote merito, non sono per il genere, perché secondo me è come quando mi hanno detto vuoi essere direttrice o direttore, ma dico, non è un appellativo che sì, dà la forza al mio mandato. Io sono un direttore, si chiamano direttore del giornale, mi chiamo direttore anch'io, appunto, poi mi chiamo Alessandra, forse è molto meglio. Quello che non mi piace è la superficialità, quello che non mi piace è la sciatteria, ed è una cosa che non soltanto chiedo ai miei di non fare, ma chiedo in generale, anch'io stessa quando leggo un articolo o guardo la televisione mi piace vedere qualcosa di curato. Poi può essere sbagliato, può non piacere, può non incontrare il gusto del pubblico, però quello che ho chiesto a tutti i miei giornalisti è stata la cura, l'attenzione per quello che si fa. Non perché non ce ne mettessero, perché ogni volta diceva, se tu ci chiedi la cura vuol dire no, non lo dire, non l'avete messa, però cerchiamo di mettercela di più in maniera diversa. È un lavoro di grande diplomazia, io non ne ho molta, confesso di non averne molta, però insomma sto imparando anch'io. Anche perché tu vieni da un mondo che è quello del ciclismo, dove comunque hai dedicato parecchi anni della tua attività, che è un mondo molto vero, no? Di uomini veri. Autentico. Cioè, è vero? Quindi il tuo bagaglio di esperienza è un bagaglio reale, di vita, esatto, vissuta, e quindi chiaramente non potrebbe essere altrimenti. No. Allora, l'offerta tematica, che è quello che poi sta a cuore a noi di Men's Life, e gli approfondimenti dei cosiddetti, tra virgolette, sport minori, che hanno comunque una visibilità ridotta rispetto alle solite. No, guarda, devo dirti di no, perché per esempio noi abbiamo iniziato domenica su Rai 2, perché avremo degli spazi di 40 minuti di approfondimento ogni weekend, cioè i TG saranno, li abbiamo chiamati XL, cioè dei TG extra large. E il primo dei TG Extra Large noi l'abbiamo dedicato ai ragazzi degli Special Olympics, che sono ragazzi straordinari, che hanno delle storie incredibili. Abbiamo messo un insider e abbiamo raccontato la realtà degli Special Olympics, e lo faremo con tutte le federazioni. Lo abbiamo fatto con l'Under 21, lo faremo con il Taekwondo, lo faremo con il Karate, lo faremo con la pallavolo, lo faremo con la scherma, lo faremo con la marcia, lo faremo con tutto. Cioè, in questi 30 minuti noi racconteremo tutte le realtà dello sport. Non esistono sport importanti o meno importanti. Ci sono sport che hanno vetrine diverse. Cioè, la vetrina degli sport olimpici, chiaramente durante l'Olimpiade, esiste. Però questi campioni che ci hanno regalato un'estate magica, quella della scorsa, insomma non devono essere dimenticati. Quindi il mio impegno è quello che per 2 anni i ragazzi della vela, cioè io li chiamo ragazzi perché insomma sono tutti, hanno la metà dei miei anni, quindi voglio dire, mi piace chiamarli ragazzi, mi piace chiamarli atleti, soprattutto atleti, grandi professionisti, che poi la parola professionista in sé vuol dire poco perché sono dei grandi atleti, e mi piace che tutti quanti, cioè tutte le federazioni, avranno 30 minuti a loro disposizione. Ci sarà tutto, sarà fatto così. Per esempio adesso per il Golden Gala
Già ieri abbiamo fatto un telegiornale di presentazione di tutta l'offerta estiva, che è immensa l'offerta estiva dello sport della RAI, che seguirà poi l'offerta invernale, che è altrettanto consistente. E i telegiornali di oggi e di domani si faranno dallo Stadio Olimpico, cioè il Golden Gala non sarà soltanto il Golden Gala, una tappa della Diamond League che abbiamo comprato, ma sarà un evento per l'atletica. Quindi ci sarà la possibilità di contare gli atleti che sono stati a Tokyo e che andranno, mi auguro, a Parigi. Quindi tanta carne a fuoco. Io poi lo sto toccando con mano, Alessandra, su questo discorso delle federazioni, perché c'è una grande voglia di condividere, quindi perché Tokyo è stato un bagno di fiducia, di gioia, di emozioni talmente forte che le federazioni hanno aderito con entusiasmo a questa nostra iniziativa, e vedo sia nei presidenti che negli atleti di vertice, che anche negli atleti paralimpici, una grande voglia di condividere queste emozioni con chi dal loro spazio. Quindi questo tuo annuncio, questo tuo dirci in maniera proprio perentoria che partirà un palinsesto che da qui a Parigi dedicherà spazio e contenuti a tutte queste altre discipline, per noi è motivo di gioia assolutamente. Ma guarda, 30 minuti non sono pochi in televisione, 30 minuti la domenica e il sabato saranno degli approfondimenti dedicati agli sport che hanno una minore visibilità, inevitabilmente con l'evento la RAI trasmette tutto, noi trasmettiamo tutto, abbiamo veramente tutti i campionati su RAI Sport, canale 58, c'è un'offerta ricca e sarà ancora più ricca e lo diventerà ancora di più. Noi daremo spazio a tutti, ci sarà spazio per tutti, ma mi piace pensare che su RAI 2 in questi weekend noi racconteremo le storie, che siano storie che vengono dal tennis, dall'atletica, dai paralimpici, da chiunque, noi racconteremo questo e sarà un modo per puntare i fari sulle federazioni. È chiaro che i risultati, i primi 6 mesi sono di impostazione. Noi ieri siamo partiti con la nuova grafica, con i nuovi colori di Resport, abbiamo abbandonato a cuore molto leggero l'arancione, abbiamo scelto altri colori, però ci vogliono comunque altri 6 mesi per far vedere qualche risultato. Perfetto, e qui mi collego appunto a Tokyo, perché tutto parte da lì, perché quel format che vi siete inventati, poi penso che tu ci abbia messo del tuo, sì, quella è una mia creatura. È una tua creatura. Questo nome è stato strepitoso perché ha coinvolto masse. Io lavoro con altri colleghi, mi confronto con la gente. Quello spettacolo ha sfondato e ha spaccato, come si dice in gergo. Quindi è stato un successo clamoroso per i contenuti, per come è stato chiaramente imbastito da un punto di vista anche di platea, quindi gli ospiti che erano fissi, che erano persone che si sono messe in gioco. Quindi questa scommessa vinta e questo format così bello, che non si occupava di calcio o di sport maggiori, ma di sport olimpici, è un qualcosa che noi, proprio da spettatori, gradiremmo avere come un format, non dico settimanale, ma con un format, l'avete fatto a Natale, no? E anche lì è stato... Abbiamo fatto a Natale, purtroppo a Natale non è andato bene perché abbiamo avuto una serata molto affollata e poi era un programma molto lungo e quindi non è andato bene in termini di ascolti, bisogna tenere conto anche di questo, perché l'ascolto poi è una realtà contro la quale ti devi incontrare. Però noi non abbiamo, cioè il Circo degli Anelli non è stato il Circo degli Anelli di Natale, è stato il Circo degli Anelli che ha comunque portato a uno spaccato diverso. Adesso io vedo le famiglie ovunque, vedo un altro modo di raccontare e questo mi piace, l'abbiamo fatto noi, io ci ho creduto fin da subito, ci credevano un po' meno gli altri, ma io ci credevo perché ho detto dietro a un campione c'è sempre una mamma che aspetta in macchina o che corregge i compiti, un papà che esce prima dal lavoro per portarlo, e quindi ho trovato molto bello questo, cioè mi è piaciuto portare le famiglie, raccontare le storie dei campioni, e c'è una cifra di racconto che è quella che poi ti viene data dalla strada, raccontare quando tu ti trovi a raccontare con il ciclismo ti dà una grande opportunità di apprendere, io credo che insomma questo l'ho appreso e penso di riuscire poi a toccarle le persone quando le incontro, perché c'è un grande lavoro dietro al circolo, c'è stato un grandissimo lavoro. È anche un'immeditimazione di molta gente che si è vista, no? Chi ha figli, chi fa sport, certo. Riuscire a prendere la pancia, no? Un po' del... questa è stata abbiamo provato, ci siamo riusciti, questo sono però da qui a Parigi ci saranno altre puntate, non è che poi ci rivediamo a Parigi. Da qui a Parigi ci saranno altre puntate, adesso non ti posso dire nulla, però ci saranno altri format legati, cioè il circolo verrà declinato in altre cose, senz'altro. Ok, anche perché Yuri e Sara devono tornare, uscire dalla gabbia e tornare ad essere Yuri leoni. E Sara sono indiscutibili. Perfetto, vabbè, non ci dici niente, però insomma siamo ottimisti. Esatto. Senti, invece, tornando un po' indietro nel tempo, la narrazione sportiva, ricordo programmi come Sfide,
programmi che erano veramente virtuosi, avevano comunque dei grandi contenuti e proprio un modo di raccontare che comunque faceva presa, no, sugli spettatori. Qualche cosa in tal senso è nelle tue corde, qualcosa che potrebbe essere rimesso così, programmi di divulgazione nel raccontare storie di sport. Ma guardato, ho avuto la fortuna, perché questa io la considero una fortuna, di aver avuto qualche maestro. È importante, perché ho fatto i miei due giri d'Italia con Claudio Ferretti, ho lavorato al processo di Ferretti quando la Rai riprese Giro d'Italia e riprese il processo alla tappa e lo riprese Claudio Ferretti. Io lavorai 2 anni con Claudio e il dover fare, raccontare storie per il processo alla tappa di Claudio era un modo di, come dire, cominciare a guardarsi intorno rispetto a quello che era la corsa, lo è stato anche fare le cronache gialle, raccontare la Francia. Cioè, secondo me, se tu dici a qualcuno, siediti che ti racconto qualcosa, funziona sempre, che sia la storia di Anquetil o sia la storia di dove è stata nascosta la Gioconda. Cioè, lo sport può essere lo strumento per raccontare altro. Questa è la cosa che io voglio fare. Cioè, questo è il desiderio che ho. Benissimo, quindi anche su questo avremo sicuramente qualcosa in futuro, ce lo auguriamo tutti, perché poi ecco, le cronache gialle a tutti quei racconti che fanno parte comunque del nostro vissuto di amanti del ciclismo, è sempre bello sedersi e ascoltare storie, esatto. No? Come genovesi in quei pochi minuti. Certo, che assolutamente, assolutamente. C'è bella in maniera meravigliosa, no? Uno spaccato anche del nostro paese. Domanda più tecnica, anche un po' più meno interessante forse. Come è organizzata la sport? Cioè, come è proprio l'organigramma? Come viene suddivisa? In settori? L'organigramma, ci sono 112 giornalisti tra Roma e Milano, sono suddivisi in redazioni, quindi c'è un grande polo del calcio, un grande polo degli sport olimpici e motori, una segreteria di redazione e produzione, la redazione di Milano, e quindi il lavoro è strutturato su queste due redazioni. Poi chiaramente c'è tutta una pianificazione legata al palinsesto, cioè come si crea un palinsesto, come decidiamo di impaginare gli eventi. Abbiamo chiaramente in periodi di caldi come quest'estate tutto Rai Sport, nel senso che tra gli europei di nuoto, i mondiali di atletica, la Diamond League, gli europei degli altri sport, cioè, ci sono tantissimi eventi quest'estate, l'europeo di calcio femminile, il Tour de France. Cioè, fare un palinsesto dello sport non è facile. Poi tra l'altro devi incastrare tutte le varie redazioni, devi poter spostare un collega a metterlo in una trasferta. C'è un bel lavoro organizzativo, sì, diciamo che l'80%, io preferirei che l'80% fosse sul prodotto, purtroppo l'80% è sull'organizzazione. Quindi c'è un po' di sbilanciamento tra queste due funzioni, diciamo, senza dire... Sì. Anche perché il problema è sempre lo stesso, cioè per poter fare bene una trasmissione ci devi passare molto tempo. Cioè il Circolo è stata una trasmissione che è durata 21 puntate, ma quelle 21 puntate hanno avuto un anno di lavoro, perché c'era un lavoro enorme a margine, che poi si è visto, si è percepito, però un grande lavoro di organizzazione. Tutti i prodotti hanno bisogno di un grande lavoro di organizzazione. Cioè, quando si parte con una trasmissione non è che la prima puntata inizia, cioè non è che si va in studio il giorno che comincia la puntata, no, si fanno le prove, si fa un cast, si decide cosa fare, si decide come deve essere fatta la trasmissione, si decide quante risorse dedicare, quanti produttori esecutivi, quanti operatori, quanti tecnici, è un bel lavoro. È un bel lavoro. E poi ci sono anche dati di ascolto, che metti che il Circolo dopo una settimana avesse avuto gli ascolti non troppo lusinghieri. Sarebbero più sul telefilm, invece noi ci siamo difesi molto. E invece bene. Voi ci siete stati. Molto, sì, molto, molto. E questa è una cosa bellissima. E a proposito di risorse, anche questo è un discorso importante, perché poi tutto quello che si fa a qualunque livello è sempre legato alle disponibilità e alle risorse che vengono messe a disposizione dall'azienda, no? Non so se il PNRR può riguardare anche voi e può essere comunque una fetta, no, del prodotto che viene comunque drenato verso l'azienda pubblica, il servizio di Stato, quindi con risorse aggiuntive. E soprattutto in che cosa andrebbe, secondo te, speso un po' di più e dove andrebbero spese un pochino meglio le risorse che avete a disposizione? Se c'è qualche correttivo che... Ma sai, più che le risorse, io credo che fondamentalmente bisogna tenere sempre molto d'occhio la tecnologia. La tecnologia ti permette comunque di sopperire laddove le risorse, perché chiaramente le risorse, cioè vi faccio un esempio, no? Un piccolissimo esempio. Noi quando siamo andati, io un Tour de France che ho fatto, c'erano 160 giornalisti tra ZDF e RD della Germania e noi eravamo 12 e facevamo molte più ore noi di diretta.
diciamo che la RAI ha delle grandissime figure tecniche, dei grandissimi professionisti, veramente molto, molto, molto bravi, c'è un attaccamento all'azienda molto, molto forte, le persone vogliono veramente dare il massimo, però uno sguardo su quello che è il nuovo modello produttivo potrà aiutare, cioè guardare alle nuove tecnologie ci potrà aiutare. Anche perché il futuro è questo, è già tracciato, quindi bisogna solamente prendere il Cercare solco. di trovare lo stesso linguaggio, questo sì. Provare, Esatto, insomma. essere in sintonia con il linguaggio che ormai è Esatto. cambiato, assolutamente. Senti, vabbè, polemica, un aggettivo che tu ti autodefinisci è scomoda, no? Quindi qualche volta l'abbiamo sentito così, ma cosa vuol dire essere scomodi? Ma a livello non di Ma io ho direttore, a livello anche di detto, giornalisti? ma guarda, io dico scomoda nel senso che a me piace lavorare scomoda. Nel senso che non voglio lavorare nel comfort, perché se lavoro nel comfort mi siedo e smetto di guardare intorno a me. Per me la scomodità è una delle grandi qualità del giornalista, cioè se tu lavori nella scomodità hai una maggiore concentrazione su quello che accade. La scomodità può essere anche caratteriale, nel senso che comunque se io devo dire un sì o un no, non ho problemi a dirlo, non dico mai ni. Quindi questo può essere scomodo, perché il sì è facilissimo, un sì, tu dici sì, hai risolto. Se devi dire un no, lo devi argomentare, quindi richiede molte energie. E i ni non fanno parte del mio modus operandi di vita, cioè se devo dire un sì, dico un sì, se devo dire un no, dico un no. E talvolta i no si fa fatica a farli accettare. Questo significa essere scomodo, insomma, non Esatto. avere, ecco, abolire il ni dal proprio vocabolario, No, il ni diciamo. proprio no, non fa per me. Non nelle due corde. Dai, chiudiamo con obiettivi chiaramente medio-lungo termine. Abbiamo Parigi, abbiamo Cortina, quindi abbiamo sfide importanti che riguardano. Tanto Parigi, Cortina nel 2026, tanto Cortina Parigi. 2026, tu dici, ok, Io partiamo. direi Direi Parigi, Parigi. intanto passare quest'estate, che è un'estate di fuoco dal punto di vista degli impegni per lo sport, passare quest'estate, passare questo inverno, perché lo ricordiamo, insomma, l'amministratore delegato ha fatto una scelta molto coraggiosa per la RAI, tenere tutte le 64 partite del Mondiale senza l'Italia, raccontare un Mondiale senza l'Italia, È insomma, complicato, è la sfida, sarà una sfida veramente impegnativa, e quindi arrivare a dicembre, dopodiché affrontare il 2023. Pensando agli eventi che ci saranno nel 2023, i mondiali sci o quello che ci aspetta, ricordiamo che abbiamo preso anche la Coppa Davis, quindi qui sono molto fiera di aver preso anche la Coppa Davis, e guardare avanti, cominciare a costruire il percorso per il 2024, poi dopo il 2024 ne riparliamo. anche perché diritti TV, social, streaming, sono tutte cose che sono chiaramente cose che si vedranno poi piano piano in divenire, però intanto adesso pensiamo ai mondiali che come il ciclismo che in alcuni tratti era noioso richiederà Certo, da parte di. pensiamo ai mondiali di ciclismo sempre, ma anche tutti gli altri Dai, un'ultima sul ciclismo proprio personale perché sport. Sì. chiaramente da tifoso di Sì. atleti italiani, quando parliamo con Ganna, quando parliamo con Viviani, vediamo tutti questi poveri ragazzi, io li dico poveri perché sono costretti a emigrare per lavorare in grandi squadre. Anche perché Viviani, per esempio, era previsto al Giro e poi è stato, io l'ho intervistato, lui era carichissimo per il Giro, poi a un certo punto negli otto non c'era. Quindi questi, chiaramente questi atleti che devono andare all'estero, non ci sono squadre di vertice in Italia, quindi si fa anche fatica, Nibali ci sta per abbandonare, quindi si fa anche fatica a trovare un nome e anche una squadra che possa tirar su un po' la bandiera, no? Perché siamo arrivati a questo, Alessandra, secondo te? Ma io penso, guarda, l'abbiamo detto tante, tante altre volte, abbiamo preso spesso l'esempio della Gran Bretagna, le accademie per i giovani, cioè bisogna investire sui giovani, questo è, l'abbiamo visto anche con la nazionale di calcio, no? È una questione anche generazionale. Nibali smette, ma ha ragione, cioè voglio dire, se lui ha 38 anni, un corridore come lui che ha dato quello che ha dato al ciclismo e che si è dato quello che, insomma, voglio dire, la tripla corona, Giro, Tour, Vuelta, campionati italiani. Lombardia, Sanremo, cioè voglio dire, possiamo fare una lista lunghissima, i mondiali da giovane, da junior, cioè voglio dire, un corridore così ha sicuramente segnato la sua epoca. Adesso bisogna fare un investimento sui giovani. Esistono, la federazione su questo deve impegnarsi molto, deve lavorare, deve far sì che l'accesso alla professione sia un accesso che permetta a tanti giovani di identificarsi in una professione, cioè dare la possibilità ai giovani, ce ne sono tanti, e tra poco troveremo anche il futuro Nibali, ci sarà senz'altro. Sono Io certa non di questo. penso sia una questione di talento, talenti ci sono, io ne Ma sono convinto. non bisogna andarli a cercare veramente con il lanternino, ci sono i talenti, Ci ci sono, sono. quindi anche in questo senso dobbiamo essere ottimisti. Va bene, Esatto. Alessandra, ti ho rubato Grazie anche mille, troppo Fabio. tempo. Grazie, Grazie a grazie mille. te.
Grazie Alessandra, grazie del tuo tempo e grazie a tutti gli amici di Men's Life che sono stati con noi oggi. Ciao a tutti!